Ovviamente vi do il benvenuto a questa sessione di Trading Time. Oggi, se non ricordo male, perché sono un po' sconnesso, è 19 novembre del 2013. Vedo che ci sono ancora molti di voi che stanno entrando in webinar. La pattuglia è bella, forte e nutrita. Mi auguro abbiate tutti ricevuto dal nostro servizio di support il solito invito settimanale. Ricordatevi che ogni settimana rinnoviamo l'invito palesemente a chiaramente registrarsi nella sessione. Questo per evitare il fastidioso problema di dover ogni giorno andare nuovamente a compilare il form di registrazione. Ci siamo costretti a farlo settimanalmente perché per buona fortuna di tutti abbiamo sempre dei nuovi iscritti e quindi abbiamo bisogno un po' di rinnovare il database delle iscrizioni. Vi ricordo che anche oggi saremo pienamente coinvolti nell'attività di analisi dell'intermarket dei principali cambi, valute e indici azionari e commodities. Poi passiamo allo spread che ci vede particolarmente coinvolti in questo momento perché sono entrate addirittura 3 posizioni, andremo a vedere un po' qual è l'evoluzione. Chiudiamo come sempre con l'azionario che interessa tanti di voi a cui dovremmo dedicare magari delle puntate speciali. La mia idea è da qui a qualche giorno gemmare delle puntate dedicate esclusivamente all'azionario in maniera tale da premiare tanti di voi che magari utilizzano le mie modeste analisi per fare anche gestione di portafoglio. Mercati particolarmente brillanti ieri, un po' in laterale oggi, era chiaramente prevedibile dopo il grande strappo rialzista di ieri, un po' inatteso da parte di tanti, però direi abbastanza analizzabili, leggibili e tutto sommato tradabili. Bene, andiamo subito in argomento. Ho con me sicuramente dall'altro lato della scrivania anche il nostro support che quindi può intervenire a fine webinar per eventuali osservazioni in merito a quello che stiamo facendo, dicendo e perché no, anche per darvi delle risposte precise. Francesco mi dice stiamo prendendo mazzate col dollaro yen. È vero Francesco, adesso vediamo un po' la situazione complessiva. L'idea, come sempre, è quella di costruire un portafoglio multi-instrument, quindi caratterizzato da buona diversificazione. State pur certi, come già avvenuto in passato, che quando arriva un'ondata coerente e direzionale da parte dei mercati, le posizioni sbagliate vengono velocemente tagliate via e corrono quelle positive. Già successo, risuccederà e se vogliamo è anche il nostro modello di lavoro, quello secondo il quale appunto non siamo legati alla singola transazione, bensì ad un nucleo operativo che inneschiamo e che speriamo prima o poi vada a percorrere con decisione una logica direzionale, che cerchiamo appunto con una buona approssimazione sempre di individuare durante queste consuete passeggiate sui mercati che abbiamo oramai abitualmente e quotidianamente. Bene, detto questo, direi aiutatemi, come sempre siete tanti per fortuna, a rispettare la sequenza delle cose. Ricordatevi che una volta finito con la piattaforma basica abbiamo la possibilità di dare spazio ai vostri quesiti, sarebbe opportuno farlo in coda in maniera tale da rispettare chi sta seguendo in maniera molto approfondita e le mail che ricevo sono tante in tal senso, un po' la gestione patrimoniale modello che abbiamo proposto con questo Trading Time. Ok, andiamo dentro la piattaforma, eccola qui, la nostra master, abbiamo un floating di meno 260 euro, quindi stiamo decisamente soffrendo sul, un po' su tutte le posizioni che ci sono in essere, questa sofferenza è potenzialmente, nonché palesemente, una sofferenza momentanea, perché come vedete non è che siamo in presenza di grandi stravolgimenti sul mercato, tutto sommato sta un po' rientrando la volatilità di ieri. Abbiamo comunque ancora e tuttora un dollaro yen moderatamente rialzista, idem dicasi per il DAX che non molla terreno, un euro dollaro che sta eventualmente tentando un pullback ribassista, questo perché se i mercati azionari, perdonatemi, se i mercati azionari continuano a tirare per forza di cose, questo è un pullback al ribasso, in maniera direi finalmente nuovamente coerente, anche se leggermente a disagio per quella che è la nostra posizione, anche il Bund vedete sta ripiegando, quindi direi che le 4 variabili abituali sono coerenti, dollaro yen in salita, DAX in salita, euro dollaro in leggera fase di assestamento e potenzialmente vuole andare in discesa, anche se sta toccando la zero line del CCI, quindi occhio, e Bund che sente un po' la debolezza strutturale del dollaro, o comunque la potenza, la forza dei mercati azionari, che coerentemente sembra rimbalzare un po'. Bene, detto questo andiamo a guardare i grafici uno per uno. Partiamo subito da un daily del dollaro yen, la situazione è palesemente sempre la stessa, quando osserviamo grafici di questa dinamica temporale non possiamo aspettarci che modifichino la loro impostazione ogni giorno, adesso scaliamo un po' di time frame e andiamo un po' più nel dettaglio, la situazione tecnica è sempre la stessa, breakout rialzista, potenziale pullback quasi precisissimo,
L'attesa a questo punto è per un dollaro yen che spinga di nuovo verso l'alto. Per il momento il pullback c'è, lo vedete un po' tutti, eccolo qui, ha sbaffato al di sotto del supporto dinamico, ex resistenza, però sostanzialmente rimane palesemente inserito ancora in un contesto rialzista. Nessuna indicazione in termini di divergenze et similibus dal CCI, almeno su dinamica giornaliera. Andiamo adesso a vedere in dinamica H4 e H1 se emergono delle rappresentazioni leggermente più interessanti. A livello daily, ripeto e ribadisco, sempre dominante questa vecchia area di resistenza, sempre dominante il primo supporto che attualmente si troverebbe a transitare più o meno in area 98-80-99, ma rimane fondamentale per la permanenza di una situazione cosiddetta risk on, ossia di predisposizione al rischio e quindi all'investimento in strumenti rischiosi, rimane determinante la tenuta del dollaro yen al di sopra di area 98,50 dinamico, 98,30, 98,50 dinamico, ossia questa trend line che vi vado a raddoppiare, ad enfatizzare in quest'area. Finché il dollaro yen si mantiene al di sopra di questa trend line, inutile parlare di fughe dal rischio, inutile parlare di investimenti alternativi che volano, inutile parlare di gold, chiaramente, che possa salire. Detto questo, scaliamo di time frame, vediamo di guardarci un grafico in H4 del dollaro yen, se non ce lo abbiamo lo andiamo a disegnare subito, eccolo qua, finestra grafico, lo portiamo in H4, ci montiamo le nostre solite robacce, eccolo qui, lo abbiamo ottenuto, ce lo portiamo, così domani ce lo troviamo vicino alla sessione daily H1, facciamo un po' di ordine in questa piattaforma, eccola qua, questo è il grafico in H4 del dollaro yen, una dinamica operativa, ricordatevi in questo caso di portare il super trend a 6.0, anche in questo caso vedete i Kinashi, CCI e super trend che lavorano in abbinamento, non notiamo direi a livello di, come dire, di supporti e resistenze e soprattutto a livello di divergenze particolari indicazioni tecniche, quello che possiamo constatare e che il CCI si era messo sotto lo zero, quindi palesando una fase di indebolimento del dollaro yen, come potete notare adesso, sta velocemente viaggiando verso la perforazione, e se ipotizziamo una forte correlazione persistente appunto fra il dollaro yen e i mercati azionari, questo vuol dire che per il momento di ribassi non se ne possono vedere. Tracciamo dei livelli di supporto, come sempre, un po' più consoni a una modalità operativa. Questo è il nostro nuovo riferimento, finché il dollaro yen si mantiene in questa dinamica direi che dobbiamo mantenere una posizione di hedging o comunque di protezione delle posizioni. E quello che stiamo facendo, scalando in H1, qui abbiamo montato un sistema basato sulle Kinashi, è ancora montato, se questa candela si conferma verde, quindi positiva, nelle prossime, quindi alle 17, probabilmente il dollaro yen confermandosi su questi livelli andrebbe in hedging, e quindi andrebbe a crearci una copertura. Il prossimo ostacolo, lo vedete tutti chiaramente, nella dinamica H1, è sicuramente questa piccola resistenza in area 100-100.17. Per il momento la copertura non è scattata per il semplice motivo che, come vedete, l'Eikinashi è ancora rosso, sta iniziando a disegnare la cosiddetta candela di setup, è mezza rossa e mezza verde, non so se riuscite a vederlo anche voi insieme a me. Se ci fate caso, questa è la candela, vedete, ha un puntino rosso e un puntino verde, succede sempre così quando c'è un cambio di colore, è ancora la candela di setup, è necessaria dopo questa candela, parliamo di un grafico orario, di un'intera candela rossa o verde che sia, dovrebbe essere verde, perché poi nella candela successiva l'expert vada effettivamente ad effettuare l'acquisto o la vendita relativa. Quindi per il momento rimaniamo in fase neutrale laterale. Abbiamo però constatato in dinamica H4 che l'inclinazione attuale di dollaro yen è sicuramente rialzista. Passiamo quindi al Bund, anche qui coerenza operativa, dicevamo, ieri ha fatto un breakout di una resistenza di breve che per il momento non sembra avere grande profondità, direi anche che sta scivolando verso il basso, ricordo a tutti l'importanza, è davvero strategica la tenuta di questo supporto, abbiamo avuto un breakout di questa grande resistenza, dopo il breakout abbiamo avuto un perfetto pullback, questo era il momento giusto per comprare, ieri sembrava che il Bund riprendesse forza, riprendesse un po' di put, e invece si sta fermando di nuovo. Abbiamo raddoppiato la posizione, in questo caso, premesso che siamo ancora long di Bund Daily come posizione primaria, a quanto pare però questa posizione raddoppiata in H4 per il momento almeno
non sembra che stia generando grandi risultati. Questo è il grafico H4 del Bund, anche in questo caso lo vedete, il nostro intervento di raddoppio posizione era generato da questo breakout, stiamo rientrando al di sotto di questo breakout, quindi probabilmente è una posizione che andrà a stopparsi da sola grazie alle Kinashi che abbiamo comunque montato. Dal punto di vista operativo faccio notare chiaramente per i più attenti, non sarà necessario, eccolo qua. Per quanto morbida c'era una divergenza rialzista, quindi probabilmente devo dire, ribadire, che il pullback individuato in area 140-50 era era la vera occasione per fare un buon trade sul Bund e chiaramente al rialzo. Arriviamo quindi a dare un'occhiata, se siete d'accordo, al nostro DAX, eccolo qui, il DAX in H4, inutile dire che questo anche guardando i numeri è palesemente molto orientato al rialzo, la divergenza in daily, eccola qui, inizia ad assumere maggiore consistenza, quindi attenzione, potenziale warning sul DAX, warning che comunque scatterebbe scalando su grafica H4 solo in caso di rottura di area 9080, 9000, appunto sì, più di 100 punti al di sotto dei livelli attuali, perché secondo me finché non vediamo il DAX andare a violare questo supporto dinamico di brevissimo e ancora meglio questo supporto dinamico di medio, non abbiamo null'altro che una fase di fisiologico ripiegamento che potrebbe poi spingere nuovamente il DAX verso l'alto. Viceversa, una violazione di questi due livelli lo porterebbe quasi sicuramente a testare con buona approssimazione area 8700-8750, sempre logica dinamica. Per il momento siamo ancora flat sul DAX. L'eventuale ribasso ci permetterebbe di intervenire in posizione, la nostra idea è di intervenire in posizione long e quindi per il momento rimaniamo così come siamo. Ricordo, dollaro yen pronti ad entrare in hedging, Bund è raddoppiato ma probabilmente verrà stoppato, DAX ancora flat, anche se chiaramente questo DAX che flette potrebbe ridare ovviamente un po' di positività al Bund, quindi da un lato abbiamo un titolo su cui non siamo posizionati che flette, dall'altro potremmo avere dei riflessi positivi sul Bund, quindi tutto correlato tra di loro, era il famoso ragionamento dell'inizio, non ci spaventa il floating, ci spaventa l'evoluzione finale del floating, quindi riuscire ad intercettare una dinamica operativa corretta sul mercato. Questo è l'euro-dollaro che ovviamente con un DAX che è un po' decelera, con un dollaro-yen che comunque avete visto in leggera dinamica anch'esso di decelerazione, è rientrato in logica di pullback, ieri ha provato a violare al rialzo questa vecchia area di supporto, ora divenuta resistenza, la violazione non ha avuto buon fine, quindi rimane ancora potenzialmente una posizione ribassista sull'euro-dollaro, ma il presupposto per cui questo pullback vada a funzionare è ovviamente legato a doppio filo all'andamento dei mercati azionari. Questo perché? Perché abbiamo il dollaro al denominatore. E in questo caso un euro-dollaro che si apprezzi verso l'alto vorrebbe dire un dollaro debole, quindi l'azionario deve decelerare. Viceversa, un euro-dollaro che si apprezza verso il basso vuol dire un dollaro forte e coerentemente vedremmo ripartire al rialzo sia il dollaro-yen che il DAX e probabilmente completare la sua fase di decelerazione da parte del Bund stesso. OK, questo è il grafico giornaliero, siamo ancora in posizione di lungo ribassista. Iniziano ad arrivare un po' di allarmi, poi li vediamo. Questo è l'euro-dollaro H4. Qui siamo andati in hedging, un po' per compensare la posizione di lungo ribassista. L'hedging è stato strutturato per il momento a ragione di essere, quindi in una posizione positiva, ipotizzando appunto guardando il daily. Ieri avevamo notato che il grafico era entrato all'interno di questa vecchia area di supporto, quindi aveva decisamente violato la logica del pullback. Per il momento non si è ancora verificata invece con chiusura di giornata questa situazione. Andando in H4 notate che comunque siamo in una palese dinamica potenzialmente rimbalzista, eccola qua, in cui abbiamo un supporto e una resistenza abbastanza stretti, direi ben molto ma molto rappresentativi. Da notare in H4 che il nostro grafico è decisamente più operativo, che non abbiamo aiuti da divergenze et similibus. Abbiamo questa zero line del CCI che però continua a fare da pavimento, da supporto statico alle situazioni. Non vi sfuggirà peraltro che la precedente pausa dell'euro-dollaro è avvenuta proprio sui massimi di oggi, quindi in questa zona, fateci caso, avevamo un doppio massimo qui che si è riverificato oggi,
quindi è evidente che qualora l'euro-dollaro dovesse sfondare i massimi di oggi, avrebbe buona possibilità di accelerazione. Anche in questo caso siamo in hedging, quindi nella sostanza non ci dà fastidio né l'una né l'altra cosa, è un po' la stessa situazione che si è venuta a creare chiaramente sul dollaro yen. Quindi non è questo il lato del mercato che ci può premiare o indebolire nelle prossime ore. Diamo un'occhiata all'AUD USD, qui invece siamo in posizione, siamo compratori, andiamo a vedere in che modo siamo entrati in posizione, simbolo AUD USD, eccolo qui, abbiamo sostanzialmente comprato in logica indiretta, come attraverso lo spread AUD New Zealand, quindi questo rialzo lo stiamo potenzialmente intercettando in spread trading, come vedete infatti non è scattato nessun acquisto sul grafico che state osservando. Altrettanto evidenti direi le dinamiche che stanno guidando questa fase di accelerazione potenziale, eccola qui, lo vedete, è una rottura di un canale ribassista abbastanza preciso, peraltro rottura avvenuta dopo una bella fascia di accumulo, perché qui c'era una bella divergenza rialzista, c'era un doppio minimo, l'abbiamo visto in passato, molto ma molto potente, quindi il fatto che il dollaro australiano possa leggermente apprezzarsi nelle prossime ore è tutt'altro che opportunità remota. Da notare che su questo grafico abbiamo già ben lavorato, abbiamo già incamerato dei buoni utili. Ci tocca adesso vedere se nella dinamica, appunto, come dire, di spread sarà il dollaro australiano a prevalere sul neozelandese, cosa che per il momento, come avete visto, non si sta concretizzando. Siamo quindi al cable, qui la situazione è palesemente molto correlata all'andamento dell'euro-dollaro. È stato più forte nei giorni passati rispetto all'euro-dollaro, abbiamo identificato insieme proprio ieri questo potenziale canale all'interno del quale si sta muovendo, vi ricordate, abbiamo unito i recenti massimi relativi, abbiamo ottenuto una proiezione sui minimi, abbastanza, come dire, efficace direi. La fase di incertezza che accompagna un po' l'attuale dinamica di mercato è palese proprio dalla sterlina, guardate in queste ore quanto rumore sta facendo, ma sostanzialmente non va da nessuna parte. È evidente che sarà solo l'eventuale breakout di questa resistenza a poterne scatenare le dinamiche rialziste che in quel caso la porterebbero, secondo me, molto velocemente in area 1,6260, ossia in prossimità di quella zona di triplo, quadruplo massimo che è diventata un po' la Maginot rialzista per il momento del cable. Dal punto di vista operativo, fino a quando questo breakout non avviene, bisogna ipotizzare che la sterlina sconti un po' il passo rispetto al dollaro, da notare che mentre vi sto parlando e questa candela viene chiusa fra 10 minuti, eccola qua, c'è la zero line del CCI sotto attacco. Ancora da notare che il movimento impulsivo attuale è stato determinato ancora una volta da una bellissima divergenza rialzista. Sul cable siamo per il momento flat, siamo fermi, non abbiamo posizione di rischio, perché indirettamente la stiamo già coprendo con la posizione sull'euro-dollaro. È evidente però che se dovesse rompere 1,6150 sarebbe un peccato non cercare di sfruttare il potenziale a lungo verso 1,6250, che a quel punto sarebbe cosa quasi scontata a mio parere. Per il momento siamo in osservazione. Arrivo quindi al nostro ITA 40 velocemente, dopo il grande balzo di ieri sta leggermente arretrando, è una correzione un po' figlia a tutti i mercati, niente di particolare. Lo vedete, siamo in fase correttiva, il supporto dinamico di lungo è ben lontano, ma approfondiremo meglio questa situation all'interno della sessione dedicata all'azionario. Da ricordare che il rimbalzo recente è partito su una bella divergenza rialzista. Arriviamo quindi all'euro GBP, qui siamo in attesa di prendere posizione, vi ricordate, è un sintetico su cui facciamo molto spread, è un po' il sintetico principe che osserviamo. Lo stiamo osservando sempre solo in dinamica long perché ci troviamo all'interno, in daily si vede meglio, di questo prolungato canale laterale ribassista, siamo nella parte bassa di questo canale e quindi coerentemente ci interessa vedere se brecca questa resistenza di breve per eventualmente andarci a posizionare in spread trading long, ossia comprando euro-dollaro e vendendo sterlina dollaro. Per il momento siamo flat, attenzione all'area 84,10, 84,15, una chiusura a 4 ore al di sopra potrebbe rendere opportuno un intervento operativo. Francesco mi chiede una parolina su AUD USD, l'ho appena detta, ma la ripeto, per quanto mi riguarda in breakout rialzista ho il CCI, il super trend delle Kinashi che mi indicano long, quindi io personalmente siamo usciti da una brillante operazione 2 giorni fa,
fatto anche un pullback dopo la nostra uscita, guardate, molto preciso, sta riaccelerando, neanche a farlo apposta stanotte ha fatto quasi un 38,2 di Fibonacci, fateci caso, la prossima tappa è 95,15, 95,10, dove abbiamo il 50% di Fibonacci, e si va avanti per approssimazioni successive. Questo succede sempre allorquando i titoli, come nel caso specifico del dollaro australiano, fanno queste discese così impetuose senza creare delle zone di potenziale pausa, e quindi in quel caso l'unico nostro riferimento è Fibonacci, dovrebbe far così se lavorasse in maniera coerente e se seguisse la logica di accumulazione. Tutto qua per l'australiano, che per me rimane in posizione da comprare, assolutamente da comprare, che poi sia più o meno forte del New Zealand lo vedremo fra un po'. Euro GBP ci siamo espressi, siamo al WTI del petrolio, non funziona, lo vedete, continua a non premiare questa ipotesi di rimbalzo che abbiamo messo in essere con una chiaramente meccanizzazione. Per il momento questa posizione non è premiante, siamo quasi oramai vicini allo stop loss, perché è qui sotto, adesso togliamo questa zona azzurra che magari vi fa un po' vedere male, un'eventuale chiusura del petrolio sotto 93, essendo noi only long, ci porterebbe allo stop della posizione. Ci mettiamo in questi casi, non voglio volatilità in aumento, uno stop abbastanza vicino a 92,85, se il petrolio decide di andare al di sotto di quel livello, molliamo la presa, almeno per il momento. Eric, arriviamo subito sul gold, eccolo qua, ci siamo arrivati, questa è la meccanizzazione del gold di ieri, come mi chiedeva Eric. Prima cosa, vediamolo su un arco temporale un po' più ampio, per capire l'importanza a questo punto di questo nuovo supporto che si è creato. Questo qui non ha più alcun senso, dobbiamo muovere la nostra analisi su time frame più bassi, quindi su un'area temporale più stretta. Questo è il nuovo supporto del gold, ovviamente. La resistenza invece mi sembra validissima, perché ha sicuramente contenuto. Guardate il gold come allorquando l'azionario inizia ad indebolirsi, automaticamente, eccolo qua, il gold va ad attaccare nuovamente la sua prima resistenza. Veramente oramai vanno in correlazione negativa impressionante. Quindi vedete, l'azionario si indebolisce, subito il gold fa questa grande candela. Il motivo per cui il gold l'altro giorno è sceso è appunto esattamente il contrario. L'azionario si era rinforzato potentemente e per forza di cose chi aveva iniziato a spostarsi sui beni rifugio, come il gold alternativo, aveva mollato la presa. Nelle prossime ore facciamo attenzione a questa resistenza, area 1280, dove in caso di violazione di breakout, stante e permanendo un'eventuale debolezza dell'azionario, potremmo vedere chiaramente il gold volare verso area 1325-1340. Ciao Paolo, ben arrivato, non ti sei perso granché, stiamo ancora analizzando le parti fondamentali della piatta, comunque il webinar è registrato, quindi potrai eventualmente rivederlo. Come vi dicevo, dal punto di vista del gold siamo in meccanizzazione, eccola qua, abbiamo meccanizzato un Eikinashi only long, nella fattispecie, con un parametro di inversione 21, è quello che vedete, attualmente transita in area 1284-85, nel mio caso con un lot size da 0.05, andiamo a ripetere il tutto per Eric che ce l'ha chiesto, e con un trade now true ovviamente non succede nulla, perché avendo dato only long, fino a quando questo Eikinashi, che attualmente è qua, non viene bucato al rialzo, il gold rimane in posizione di attesa, quindi è una meccanizzazione potenziale. Luca dice, quando arrivano le licenze? Ma sei uno dei pochi che non ce le ha, perché le hanno praticamente quasi tutti, credo. Vedo che l'orso sacro sta continuando a distribuire, quindi dal punto di vista pratico, chi di voi è ancora rimasto senza licenze, scrive immediatamente, perché credo davvero che ne abbiano distribuite a decine, quindi mi sembra strano che Silvano e Luca ancora non l'abbiano, nonostante siano degli assoluti partecipanti, anche Cesare. Ragazzi, mi sembra davvero strano, perché veramente stiamo andando di gran vena nel distribuire il tutto, quindi eventualmente mi prendo un appunto, approfitto di chi non ce l'ha ancora. Allora, perdonatemi, allora Silvano, prendo nota così cerco di farvi contattare subito, poi abbiamo Luca, poi abbiamo Cesare, abbiamo Federico, sto prendendo nota,
Abbiamo Francesco che ha fatto oggi un'email, quindi Francesco tu sei in coda, perché gli altri, a parte gli scherzi, se sono così poche, riusciamo a farcela, anche Massimo e basta. Beh, direi che considerato che siete 70 persone e ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, possiamo ritenerci soddisfatti. Il support oggi si funziona, assolutamente sì, e non sono qui con me i miei colleghi del support, quindi sicuramente possono darvi assistenza. Bene, detto del gold, che chiaramente beneficerebbe indirettamente ma immediatamente di un eventuale arretramento dei mercati azionari, andiamo a vedere le altre posizioni. Questo è il Dow Jones che si mantiene ben tonico, il Nikkei anch'esso ben tonico, il VIX va bene, lo sapete, al volo radente. Eccoci qua le posizioni in spread, arriviamo subito ragazzi, ci mancherebbe se non le guardiamo, fanno parte del portafoglio. Questo è l'Eurocard. Eurocard, ricordate, abbiamo uno scenario di lunghissimo, quindi manteniamo assolutamente la posizione che ci vede essere compratori di euro-dollaro e venditori di CAD-yen. Il target rimane 1,43, 1,4230, 1,4225. Lo stop loss a questo punto facciamo diventare un po' più logico, alziamolo sotto l'ultimo valore di super trend. Ricordo a tutti che qui siamo entrati con un super trend che coerentemente il nostro spreadator ci stopperebbe ovviamente in caso di violazione del super trend stesso. Il multiplier che stiamo utilizzando, come da commento del nostro spreadator, eccolo qua, è un 3.0 per chi non avesse ancora fatto l'operazione. Quindi Eurocard, rimaniamo in posizione massimo, assolutamente, non è successo nulla, è semplicemente un traccheggiamento intorno ai valori di ingresso. Abbiamo ancora la possibilità di vedere realizzare quelli che sono i riferimenti su cui è nata l'operazione. Standard & Poor's 500 non ci interessa, lo vediamo dopo. Questa invece è l'operazione, eccola qua, attenzione, questa è un'operazione che ci ha segnalato Antonio da Pescara, e a quanto pare il breakout ribassista dell'Euro3 sta avvenendo, quindi questo chiama un'operazione di posizionamento, lo facciamo immediatamente, è un breakout oramai quasi confermato, se non lo fosse useremo le Kinashi, è un H4, come vedete da chiaramente. Aspettate, c'è un altro che non ha expert. Ok, segno anche lui. Paolino, giusto? Perfetto, abbiamo segnato anche te. Scusatemi. Come vi facevo notare, questo è un breakout di un supporto dinamico di lunghissimo termine, questo è il grafico giornaliero, peraltro interviene in prossimità di un potenziale triplo massimo, classica figura di inversione, triplo massimo più breakout ribassista. Eccola qua, ci siamo, scaliamo in H4, scaliamo velocemente in H4, qui abbiamo due Kinashi, sì, uno è un 89 che andrebbe in posizione short adesso e che utilizzeremo perché a quanto pare intercetta meglio la dinamica. Allora, andiamo a meccanizzare l'operazione con un Kinashi a 89, on the short ovviamente in questo caso, proviamo a vedere se intercettiamo questa dinamica ribassista. Gli diamo il solito riferimento numerico di lungo termine, non è un segnale ancora confermato, vi ricordo, quindi comunque un short, segnale non ancora confermato. Silvano, due indicatori sulle Kinashi, perché in questo caso scelgo una velocità più ampia per evitare continue fasi di up and down, voglio rimanere in posizione più tempo se ci riesco, semplicemente rientro in quelle tecniche un po' di aggiramento dell'ostacolo velocità che a volte meccanizziamo, quindi 101 nel mio caso di short con un parametro 89 di Ekinashi, thread now true, non dovrebbe succedere nulla perché come vi farò notare zoomando sulla sezione, guardate la candela di conferma è ancora in conformazione, quindi per il momento non succede nulla. Come mi ha insegnato Marco e come mi ricorda sempre il buon Flavio, coloriamo di giallo in maniera tale che ci ricordiamo che qui c'è una meccanizzazione, quindi fra le new entry di oggi c'è un potenziale short. Potenziale per il momento perché non si è ancora verificato, è un potenziale short sull'Euro 3 su questo breakout di lungo termine, posizione potenzialmente di lungo termine, quindi stiamo un po' a vedere che cosa succede. Io l'ho meccanizzato in H4, Antonio, assolutamente sì. Antonio è anche entrato short, Paolino dice che purtroppo gli è entrato lo short ma gli ha preso un profit velocemente. E si dispiace di questo, stava mangiando, beh, hai preso dei soldi, quindi ci sarà andato non di traverso il boccone, va bene così.
Questo è il gold con i tre echinasci, come vedete è ben lontano da invertirsi. Vediamo l'euro tri sui tre echinasci come lavora in H4, eccolo qua, il primo si è già indebolito, il secondo anche il terzo, quello che stiamo sostanzialmente aspettando. Si andrebbe a confermare dopo le 16, a questo punto anche oltre, perché vedete la candela si è confermata, la prossima candela di setup sarà alle 20, quindi se questa operazione entra al ribasso, entrerà al ribasso non prima delle 20.01. Dobbiamo aspettare la conferma di una candela H4. Detto questo, abbiamo visto anche l'euro tri, Australian dollar New Zealand, qui stiamo cercando di interpretare un posizionamento abbastanza di lungo termine a favore dell'Australian dollar contro il neozelandese. Per il momento stiamo leggermente soffrendo, ma anche qui, se poi si verifica la condizione ipotizzata, dovremmo avere un buon ritorno. Chiudiamo con il silver, che interessa sempre tanto a Piercarlo. La dinamica qui è molto più chiara se vogliamo che sul gold, lo vedete, grande resistenza dinamica, anche questa è un'operazione tecnicamente sfruttabile in caso di aumento della debolezza, chiaramente sul mercato parallelo dell'azionario, inversamente parallelo, perdonatemi, io in questo momento sto provando a posizionarmi sul gold e mi mantengo in quell'area, c'è da dire che se il silver dovesse riuscire a chiudere sopra l'area 20,60 sarebbe un buon buy probabilmente, anche misurandone le potenzialità con Fibonacci, eccolo qua, dovrebbe arrivare velocemente in area 20,85, ma il vero target sarebbe 21,30. Quindi se dovesse esserci breakout del silver, attenzione, potrebbe farci quasi 80 punti, 80 basis point di rialzo. Chiudiamo col dollaro franco svizzero, anche qui siamo ancora in posizione di spreadator, quindi in posizione rialzista, stiamo chiaramente lavorando, è l'unica posizione attiva che abbiamo oggi. Ci siamo avvicinati molto al target, stiamo lavorando con un super trend molto lento, 18 addirittura, utilizzato per che cosa? Per costruire questo pavimento che coincideva in questo caso con il supporto dinamico di breve, pavimento che oramai ha una ragione relativa di esistere perché nel frattempo si è venuta a creare una nuova area supportiva, quindi prudentemente direi di spostare il livello di stop loss non sotto al pavimento ma sotto il penultimo minimo, rischiare poco per guadagnare tanto. Quindi abbiamo alzato lo stop loss e rimaniamo intatti come prospettiva di arrivare in area 91, abbassiamo un po' il target, 91,50. Ok? Questo è il nostro target operativo. Bene, per la piattaforma master in questo momento è tutto, vado velocemente a riepilogare le posizioni primarie, dollaro yen ancora in trading range, anche se in H4 vedete inizia a tirare verso l'alto. Vi ricordo che anche il dollaro yen siamo entrati adesso, eccolo qua, è entrato in copertura l'Ekinashi sull'H1, se non erro, eccolo qua, l'Ekinashi in H1 in automatico adesso è entrato in copertura, proprio alla scadenza della candela delle ore 16. Quindi siamo perfettamente aggiati sul dollaro yen, short di lungo e ancora long in copertura nel breve, quindi tutto abbastanza tranquillo. Diamo un'occhiata al Bund che palesemente rallenta. Palesemente rallenta e avremmo uno stop sotto 100 area 140. No, dobbiamo stoppare il Bund perché non è coerente quello che sta facendo. Cancelliamo il nostro Ekinashi, lo rimuoviamo. Stop loss, il movimento del Bund non è più da raddoppiare. Quindi andiamo a cercarci il Bund nelle nostre operazioni. Ce n'era uno in H4, 20 euro buttati via. Però dobbiamo imparare a mollare la presa quando non vada al nostro lato. Se vedo un dollaro yen che sale in questo modo, certamente non mi tengo il Bund in pancia. Quindi Bund stoppato nel lungo, nel breve, perdonatemi, mentre rimane ancora in posizione sul lungo, quindi via dal Bund long di breve, se qualcuno avesse replicato, via il raddoppio, il DAX ritira la testa sua e non potrebbe essere diversamente con quel dollaro yen che si ripresenta tonico, l'euro dollaro vedete disegna una candela sempre meno accelerata, quindi attenzione anche all'euro dollaro, anche se siamo abbastanza protetti come velocità dell'edging, comunque non ci fa male, la USD rimane lì stabile, la sterlina perde leggermente terreno, l'ITA 40 stabilizza in area 18,9, l'euro GBP è ancora lì in fase orizzontale, il petrolio sembra leggermente riprendersi. Quanto al gold, ovviamente, non appena chiaramente rallenta il mercato, o meglio riprende tono il mercato dell'azionario, vedete, disegna subito una piccola ma evidente candelina nera. Anche il Dow Jones, come vedete, si appresta a fare un nuovo record storico, se ne infischia di tutto e di tutti e continua a tirare verso l'alto. Bene,
New Zealand USD, dice Alessandro, vuole dare un'occhiata a New Zealand USD? Lo faccio volentieri, Alessandro, con l'altra piattaforma, quella dedicata appunto all'analisi un po' più, come dire, intermarket. Vediamo un po', dove siamo. Eccola qua. Voilà. Allora, andiamo a dare un'occhiata, come richiestoci da Alessandro, da New Zealand USD. Eccolo, questo è un grafico a 4 ore, dovrebbe, sta facendo un perfetto pullback Alessandro. Allora Eric mi dice, il super trend in copertura del dollaro yen da quanto è? Giusto, te lo dico subito, è un super trend, no, è un Equinasci 21 Eric, è un Equinasci 21 che come vedi è appena diventato verde. Quindi è un Equinasci 21 in copertura della posizione lunga H4, ed Eli, perdonami, è un H1 Equinasci 21. D'accordo? Figurati, grazie a te. Rispondendo invece al quesito di Alessandro che dice New Zealand USD obiettivo 0,85, assolutamente ci può stare, lo vedi, è un perfetto pullback rialzista, quindi qui sembra che voglia di nuovo accumulare al rialzo, ripeto, resta da vedere, probabilmente anche oltre 0,85 perché se dovesse andare a ripercorrere i recenti massimi potrebbe fare 0,86 abbastanza facilmente. Quindi attenzione a dare per spacciato il New Zealand USD che rimane davvero molto ma molto tonico. Detto questo, passerei a dare un'occhiata alle altre valute principali, vedere se troviamo degli spunti. Questo è AUD New Zealand, qui stiamo inseguendo una forza maggiore dell'australiano, per il momento il grafico sembra indicare che così dovrebbe essere. AUD USD lo abbiamo già visto, ma se lo ripercorriamo velocemente, è in palese breakout rialzista, quindi è un long. Vediamo l'euro AUD che perde lo 0,50, un po' sulla debolezza strutturale complessiva dell'euro. Io invece ho perso la linea, non mi si aggiornano i grafici. Eccolo qua, siamo in questo canale laterale, palese, evidente. Non abbiamo, abbiamo una leggera divergenza rialzista, eccola qua. Su euro AUD si è creata una leggera divergenza long che potrebbe essere sfruttata, però siamo nella terra davvero di nessuno, quindi andare a lavorare una divergenza long. Allora, quando ci troviamo esattamente a metà fra il potenziale target e il potenziale stop, mi sembra opera veramente poco ma poco logica. Quindi rimaniamo ancora flat al riguardo. Euro franco svizzero, su cui siamo in spread, niente da fare. Euro GBP, scusatemi, su cui siamo in spread. Vedete che adesso sta un po' decelerando l'euro, la sterlina sembra più tonica, ancora in questo momento. Euro yen, che dovrebbe sintetizzare, eccolo qua, vi ricordate, parlavamo ieri di questa grande resistenza e del fatto che fosse da tradare, oggettivamente sembrerebbe un mercato da vendere questo, ma siamo già troppo pieni di posizioni, dobbiamo aspettare che qualcosa vada fuori. Euro New Zealand rimane in un contesto di non leggibilità, l'euro dollaro ci siamo già espressi, sta facendo un pullback ma ribassista, quindi sta sentendo quell'area di resistenza. Sterlina yen. Vediamo un po' che ha combinato. Si è avvicinata ad area 160 e vedete, ha ripreso subito forza, ha ripreso subito potenza. Sembra che anche la sterlina stia tirando di nuovo. Eccola qui, candela verde. Ricordate che se la sterlina supera l'area di 1,6150, nulla la può trattenere dal rifare area 1,6250, dove c'è questa grandissima resistenza statica. New Zealand l'abbiamo appena visto contro USD. Diamo un'occhiata al dollaro franco svizzero, altra valuta fondamentale per valutare il sentimento del mercato. Sì, Cesare, l'indicatore sulle divergenze è di default sulla pre-real time. Come vi dicevo, eccolo qui, qui siamo in perfetto pullback sul dollaro franco svizzero, quindi è decisamente una posizione long. E infine il dollaro yen, come notavate poc'anzi, sta decisamente recuperando terreno ed ha fatto scattare anche la copertura di hedging. Ok, detto questo, sono le 16:12, sulle piattaforme relative a Forex, Commodities e quant'altro abbiamo, direi, ampiamente spaziato. Andiamo a vedere, Flavio dice, il dollaro CAD, USD CAD. Flavio, andiamo subito a vedere la tua intuizione. Sembra voler rimbalzare, vediamo un attimo questo USD CAD. Lo aggiungiamo, visto che Flavio ce ne parla spesso, lo aggiungiamo anche alla lista dei titoli preferiti. Da qui non ci riesco, poi lo farò un'altra volta. Questo è lo USD CAD,
diceva c'è divergenza rialzista, vero, eccola qui, ve la segnala anche questo diciamo modesto ma utile identificatore di divergenza che è già compreso di default nella piattaforma. Quindi c'è divergenza sicuramente rialzista, c'è anche un supporto, non riesco più a tracciare le linee, non so che cosa gli sia venuto al mio computer, non mi fa tracciare nulla. C'è anche un supporto statico abbastanza interessante e quindi dal punto di vista pratico potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Condivido con Flavio. Bene, passiamo all'azionario. Partiamo come sempre dall'indice che oggi cede uno 0,59 rispetto al grande recupero di ieri, ma come vedete rimane impostato decisamente al rialzo. Diamo un'occhiata ai singoli titoli, ecco Generali che è in mezzo al guado e secondo me può decisamente tirare fino ad area 18, così come ha un supporto strategico in area 15,50, quindi direi che fin quando non molla questo livello bisogna rimanere sicuramente in posizione su Generali. Andiamo a dare un'occhiata ad Enel che rispetto al grande balzo di ieri perde molto terreno, perde l'1,66, ma rimane ben al di sopra della fase di congestione da cui è partito questo apparente nuovo movimento rialzista. Idem di Casieni, che arretra sotto i colpi un po' della fase speculativa di ieri, ma è ben lontana da area 17, area 17,60, 17,70. Passiamo quindi a Fiat, eccola qua, rimane in un pullback potenzialmente ampio ma ribassista. Idem dicasi Finmeccanica, scusatemi, ha provato a portarsi al di sopra di area 5,55, dove appunto transitava questa resistenza, ma per il momento non c'è riuscita. Quindi pericolo comunque su Finmeccanica finché non chiude al di sopra. Intesa San Paolo, eccola qui Intesa che si prepara a breccare area 1,77,50 per andare poi a proiettarsi verso 1,95, è in tripla divergenza rialzista, quindi una figura di accumulo molto ma molto evidente, molto ma molto palese. Finché non rompe area 1,66 direi è salva in una posizione palesemente long. Abbiamo quindi Luxottica, eccola qua, che rimane in un contesto laterale ribassista, sapete che è uno dei pochi titoli che ho ancora short in portafoglio. Quindi STM, che abbiamo comprato, che sta tentando di rimbalzare da questo grande supporto dinamico in area 5, statico in area 5,50. Ho detto dinamico perché se ci fate caso è sia un supporto dinamico che statico. Statico perché, vediamo, zoomando vi faccio vedere. Eccolo qua, non è altro che un precedente minimo relativo molto importante, molto, da cui si è sviluppata una cosiddetta reversal V e quindi salvo un momento di volatilità lo ha tenuto. Dinamico perché a sua volta non è altro che la base inferiore di questo canale ribassista e come vedete salvo piccoli picchi di volatilità lo sta reggendo. È evidente che se STM rimbalza bene qui io me la vendo a 6,50. Le ho comprate, speriamo bene. Dopo STM tocca a Saipem, che molla il 3%, notizie strane, particolari su Saipem, da valutare, da vedersi, siamo ancora in posizione short, ieri sembrava andare molto male, ma ci sono ancora notizie un po' particolari. Questo è Snam Rete Gas, su cui mantengo una posizione moderatamente ribassista, però è lì, niente di particolare. Telecom Italia, ieri dicevo che erano probabilmente il titolo più interessante da complicchiare, ma vedo che reazione non ce n'è. Arrivo Francesco, ciao Paolino, a domani anche a te. Ecco Tenaris che fa fatica dopo il rimbalzo di ieri a consolidare lo stesso. Iniziano ad esserci movimenti un po' nervosi sui titoli, segno che il mercato ha tutta questa forza monodirezionale non ce l'ha più. Unicredit che qui bisogna capire se ha fatto pullback o se vuole invertire al rialzo e via dicendo. Questa è l'analisi sull'azionario. Direi di dare un'occhiata all'euro-dollaro, mi segnala qualcuno che sta facendo il macello. Eccolo qui, 1,3527, effettivamente sta sviluppando una bella dinamica rimbalzista, lo vediamo meglio sulle nostre piattaforme abituali, automaticamente il dollaro yen decelera, se ci fate caso, l'euro dollaro come vedete sta spingendo decisamente verso l'alto. Qui siamo in hedging, quindi va bene che lo faccia, non ci dà, tra virgolette, fastidio, ci sarà poi da capire perché sta facendo questo movimento. La stellina dall'altro lato non si sta muovendo in questo modo, il tutto lo vediamo dall'euro GBP che se ci fate caso sta leggermente puntando verso l'alto.
Panoramica leggera, light, sul dollaro yen che rimane orientato palesemente al rialzo, sul Bund che come vedete decelera, non so se abbiamo fatto bene, ma forse è stato giusto stopparsi. Eccola qui, si sarebbe stoppata magari più in basso l'operazione. È evidente che se il Bund ci molla questo supporto dinamico, dovremmo chiaramente andare, dovremmo andare a valutare una potenziale copertura. Il DAX si mantiene tonico. L'euro-dollaro, come notavate, sta rimbalzando potentemente, prepotentemente. Vediamo se rompe al rialzo questa vecchia area di resistenza, 1,3545, perché se la sfonda, ma la temporal curve per il mercato del rischio. L'AUD-USD, anche lui, vedete, recupera terreno contro dollaro, ci fa piacere perché siamo long di AUD-USD. La sterlina è ancora un po' timida, ma comunque rialzista e comunque sta cercando di recuperare la zero line. Dita 40, tutto questo arretra ancora un po', l'euro GBP va a favore di euro, il petrolio riprende un po' di vigore, un po' di tono, l'oro, eccolo qua, riprende tono, quindi sembrerebbe un qualcosa che va a sfavore chiaramente del mercato del rischio, almeno a guardare le dinamiche, oro che sale, euro dollaro che sale, AUD USD che sale, dollaro yen che si ferma. DAX che lateralizza, ITA 40 che un po' decelera, sembrerebbe qualcosa di sfavorevole al rischio, lo sapremo nelle prossime ore. Anche il Dow Jones fa una sorta di triplo massimo a mano strappa, il Nikkei è lì, il VIX anche, l'Eurocard finalmente ci inizia a dare un po' di utile, o meglio, siamo ritornati al prezzo d'ingresso, vediamo se tira un po' al rialzo, ci fa contenti. Sull'Euro 3 non siamo ancora entrati al ribasso, mi diceva Andrea. Magari andiamo sull'altra piattaforma, lo vediamo un po' meglio, che se tracciamo, ammesso che ci riesca, qui non ce l'ho, ecco perché non lo guardiamo mai qui, non è quotato, che se tracciamo chiaramente un supporto dinamico dal 9 settembre con quello del 16 ottobre, probabilmente Andrea, non probabilmente, sicuramente si riferisce a questo, siamo in perfetto touch di supporto. Sì, Andrea, questo è un touch che vediamo assolutamente giusto, ti ringrazio per la segnalazione, però vediamo altrettanto palesemente che questo è un touch di breve se riesco a fermare il grafico, mentre il breakout è un breakout chiaramente di lungo termine. Vediamo un po' come si comporta la situazione, per il momento come vedi non siamo ancora entrati, quindi è probabile che questo touch ci faccia fare un pullback e ci faccia entrare magari a prezzi chiaramente molto più interessanti. Silvano mi dice cosa ne pensi di dollaro franco svizzero? Penso che sta venendo giù, da un lato ci sta premiando il resto, il dollaro franco svizzero chiaramente è il dollaro al numeratore, quindi dal punto di vista pratico è evidente che ci va un po' in contraria, ma però se calcoliamo che abbiamo altri due cross in spread favorevoli invece alla dinamica appunto che adesso stiamo osservando, ci può anche stare subire questa fase di ritracciamento. Peccato, però è evidente questo movimento, è evidente che in questo caso il franco svizzero sta riprendendo il suo timone di bene rifugio e sta decelerando violentemente verso il basso. Rischiamo di beccare lo stop loss, anche se super trend non si stopperebbe, ma perché facciamo questo? Non perché siamo ondivaghi nelle idee, ma quando ieri abbiamo strutturato il super trend a questi livelli era perché coincideva con la trend line. Adesso, come vedete, si è posizionato al di sopra, quindi non avrebbe ragione di esistere come livello di stop operativo. Okay? Quindi per quanto riguarda lo stop sul franco svizzero lo portiamo subito al di sotto di area 91, 90 e 0,90 e 95. Eccolo là. Quindi nel caso dovesse arretrare il mercato non aspettiamo la conferma di una candela a 4 ore, visto che come vedete queste candele possono essere anche molto ma molto profonde. Questo addirittura è un H1. Figuriamoci. Quindi lo stop l'abbiamo appena detto, dollaro debole, dice Silvano, tutto ok. Cesare mi chiede, su Pro Real Time c'è l'indicatore di divergenza CCI, sì, è di default. Antonio, che tu sappia, aprendo un conto IG e MT4 si può operare anche con la Pro Real Time, aprendo un conto con IG si possono chiedere ambedue chiaramente le piattaforme, ma ripeto, è meglio porre questo quesito a loro. Dal punto di vista pratico, io per oggi avrei finito. A questo punto però abbiamo Marco con noi online. Ci farebbe piacere, se vi va, che lui vi potesse dare dei dettagli ancora una volta di squisita utilizzabilità della piattaforma.
Quindi se siete d'accordo gli passiamo la linea, ci fa compagnia, vediamo dov'è, perché devo dargli il ruolo di relatore, se lo merita, è bravo, e poi è la persona che vi sta assistendo, direi, al meglio in questi giorni. Vediamo dov'è Marco, eccolo qua, ti assegno il ruolo di relatore, eccoti qua, ti diamo anche l'audio Marco. Siamo con te. Marco, ti ascoltiamo, se ci fai vedere il tuo monitor. Perfetto, vediamo il tuo Ok, quindi mi monitor sentite? e ti sentiamo. Sì. Un attimo che vediamo, eccolo qua. Adesso vedete il mio monitor? Prima lo vedevamo, adesso non più. Ora lo vediamo. Allora ho sbagliato. Adesso non lo vedete, Ora giusto? lo vediamo. Sei sul monitor, vai. Adesso lo vedi, ok. Sì. Quindi adesso lo vedi. Sì. Vedete un bellissimo ghiacciaio, giusto? Bellissimo, sì. Ok, perfetto. Allora, tu Pietro mi avvisi se magari non si sente bene. Vai benissimo per oggi, vai avanti così. Perfetto, perfetto. Allora, l'altra volta avevamo visto come installare le piattaforme e alcune precauzioni per evitare problemi. Quindi avevamo una prima piattaforma installata, questa qua, MetaTrader Float 1, e ne abbiamo installato una seconda, MetaTrader Float 2. E vi ho detto, mi raccomando, prima di fare l'installazione di una piattaforma in uno stesso broker, per evitare che le due vadano in conflitto, cambiate il nome all'icona sul video. Dopodiché vi ho fatto vedere come installare gli expert e gli indicatori e le licenze. Adesso vorrei spiegarvi un altro trucco quando è necessario reinstallare una piattaforma o spostare una piattaforma perché, come vi ho detto, perché i nostri expert funzionino correttamente, è necessario che la piattaforma non sia installata come di default avviene nella cartella Program File, ma deve essere installata direttamente sotto il disco C. Nel caso in cui voi abbiate una piattaforma però già installata nella cartella Program File con molte caratteristiche personalizzate e non vogliate installarne una nuova per non perdere appunto le vostre caratteristiche di settaggio, potete fare in questo modo. Allora, supponiamo di avere la MetaTrader 2 installata nella cartella sbagliata. Quindi verifichiamo se effettivamente è così. Tasto destro sull'icona, proprietà, e questa finestra mi indica il percorso. Infatti io vedo che questa piattaforma è nella cartella Program File. Allora io la vado a cercare, vado un po' velocemente perché immagino di avere non tanto tempo. Diversamente, Pietro mi dice di rallentare se vede domande interessanti. Quindi io chiudo questa finestra, vado a cercare il mio percorso. Quindi, disco C, vedete? Disco C. Vado nella cartella Program File, dove devo trovare la mia MetaTrader da spostare. Eccola qua. Piuttosto che installare una nuova MetaTrader, è sufficiente che io sposti questa cartella. Quindi mi posiziono con il tasto destro sulla cartella, con il mouse sulla cartella, tasto destro, faccio taglia, dopodiché vado un passo indietro, quindi nel disco C o con la freccina o cliccando direttamente sull'icona, sulla scritta disco C, come ho fatto in questo caso, mi posiziono in un'area bianca di questa finestra, nuovamente tasto destro, incolla, do le autorizzazioni. Ecco fatto, a questo punto noi abbiamo trasportato la cartella nella nuova allocazione di memoria. Se io adesso faccio partire la nuova MetaTrader, in alcuni casi mi accetta il nuovo percorso, come forse in questo caso, in altri casi vi faccio vedere cosa può succedere. 1, 1, 2, 2, 6, 5, 3, 9, 6, 0. Se io adesso chiudo la piattaforma, che è regolarmente partita, ecco, l'icona è sparita. Probabilmente non riconosce più il percorso perché giustamente io l'ho spostata. Allora, tasto destro del mouse, proprietà,
vado a correggere il percorso. Io l'ho spostata dalla cartella Program File al disco C, quindi vado a cancellare dal percorso la descrizione Program File. Ecco fatto. Stessa cosa nella seconda finestra. Una mi indica dove destinare i file e l'altra mi indica il percorso da Marco, andare. c'è Luca che dice, non potevi dirlo prima, ho reinstallato la Luca MT4 in chi? cinque punti. Vabbè, la prossima volta. A questo punto applichiamo, continuiamo. Ok. Se vogliamo essere pignoli, vogliamo ridare l'icona il simbolo di XTB all'icona, nuovamente tasto destro del mouse, proprietà, cambia icona, mi do un messaggio d'errore, io premo ok, me ne frego. A questo punto devo dire dov'è la mia icona, la vado a cercare, premo il tasto sfoglia e chiaramente sarà dentro la cartella della MetaTrader, dove è facile che mi ci conduca direttamente. Se non mi conduce direttamente qua, io mi troverò in questa situazione, non farò altro che andare a selezionare la cartella che mi interessa, MetaTrader 2, vado in fondo e trovo l'icona, eccola qua, clicco sopra, apri, ok, applica e per i pignoli abbiamo riavuto la nostra icona. Quindi posso evitare di rifare una nuova installazione, non per tutti i miei settaggi preferiti, attuando questa procedura. Se hai altri 5 minuti, dico alcune cose che mi sono scaturite dall'assistenza che ho fatto in questi giorni ai signori che ci stanno ascoltando. Vai, 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 Posso andare vai, vai. avanti? Perfetto. Dico una banalità, ma purtroppo molti di voi hanno perso tante ore e si sono arrabbiati tanto e poi ci hanno chiamato disperati. Fatta l'installazione corretta, inserite le licenze, magari demo, spesso e volentieri queste. Dopo aver rifatto l'installazione perché appunto non era corretta, nonostante tutto, gli esper non funzionavano. Molte volte, scusate la banalità, si erano dimenticati la password abbinata al conto corretto. Mi è successo non poche volte, per questo lo dico, quindi attenzione, prima di chiamarci verificate di ricordarvi esattamente la password abbinata ai conti, sia demo sia reale. Adesso apriamo una piattaforma e vi do alcune informazioni per utilizzare al meglio gli expert. Allora. Una domanda di Luca Marco. Luca chiede, possono essere aperte tutte e due le piattaforme o vanno in conflitto? Assolutamente anche 10, Luca. Puoi aprire anche 10 e Esatto. 24 contemporaneamente senza nessuna conflittualità. E la cosa bella di MT4, avendo più monitor, ci consente di fatto di avere una piattaforma multischermo perché è sufficiente che io apra tutte le piattaforme sullo stesso numero di conto e posso su più schermi seguire più mercati, più dinamiche, più strumenti e così via. Per Sì, Luca, anche con lo ogni stesso stesso numero numero. di conto, nessuna Esatto. limitazione. Quindi io anzi ve lo faccio vedere, io ho proprio predisposto due piattaforme con lo stesso numero di conto, questa che penso sia la 1, adesso apriamo la 2. Chiedo scusa, sì, dovrebbe essere questa, speriamo. Ah no, era l'altra. Ok, apriamo la seconda piattaforma. Ecco qua, io praticamente ho due piattaforme con lo stesso numero di conto e ve lo faccio vedere subito in diretta. Ecco qua. Posizioni aperte, questo è un conto demo che uso per i backtest, conto 112265 39 60 e la stessa cosa quest'altra piattaforma. Chiedo scusa, ecco qua. Io su una posso seguire un'attività, un mercato e sull'altra un'altra attività. Quindi rimpiccioliamo ad esempio questa piattaforma, concentriamoci su questa. Allora, altra problematica che spesso riscontro, che mi segnalano come problema quando non funzionano gli expert. Allora, ricordiamoci, prima di adoperare gli expert, che questa particolare finestra sia correttamente settata. Bisogna andare quindi in strumenti, opzioni, consiglieri esperti e bisogna fregare i seguenti campi. Bisogna togliere il flag dal primo.
mettere il flag su questi quattro esterni, toglierli dal penultimo interno. Questa è la situazione ideale perché poi gli expert e gli indicatori, ogni qualvolta vengono montati sul grafico, funzionino correttamente. Altra cosa, noi adesso abbiamo nella cartella consiglieri esperti, una miriade, no, insomma, un certo numero di expert, compresi i nostri. Per comodità potremmo trasportare gli expert nostri, che sono quelli che usiamo abitualmente, nella cartella preferiti. Per farlo dobbiamo cliccare con il tasto destro sull'expert, premere su aggiungi ai favoriti e ce la troviamo nella cartella preferiti. Torniamo indietro. Aggiungiamo anche l'altro, aggiungi i favoriti, ed ecco fatto. Questo è molto più utile per quanto riguarda gli indicatori, perché la cartella indicatori personalizzate ha moltissimi indicatori, fra i quali è difficile cercare quelli che ci interessano. Quindi personalizziamo la nostra MetaTrader andando a mettere nei preferiti i nostri indicatori. Tasto destro, aggiungi i favoriti, tasto destro, aggiungi i favoriti, e così via. Lo facciamo per quattro volte per tutti quelli che sono gli indicatori di uptrend. Aggiungi favoriti. Ecco fatto. Vediamo se mi rimette qualche altro problema che ci hanno segnalato. No, per adesso no. Quindi se c'è qualche domanda, io rispondo volentieri. Diversamente, per oggi potremmo fermarci qui. Dimmi Pietro. Pronto? Pronto, pronto? Basta. Non mi sento. Un attimo, Pietro, un attimo, non mi un attimo. sente. Un attimo solo Marco, ci siamo ancora, ci sono delle domande che arrivano. Antonio chiedeva se è possibile anche fare un approfondimento chiaramente sulla dinamica relativa all'utilizzo della VPS, perché lui la ritrova attualmente particolarmente lenta. Non lo so, Allora, sicuramente potrebbero essere delle pillole successive, vuoi rispondere tu? sì. Allora, sicuramente potrebbe essere oggetto di un prossimo incontro. Sarà un argomento approfonditamente svolto nel corso della MetaTrader School, che è il nostro corso di utilizzo della MetaTrader e dei nostri expert, che parte la settimana prossima, il giorno 26, di cui Il potrei 25 rapidamente. Marco, il Il 25, 25, ricordo a adesso. tutti che la prima puntata che si chiama MetaTrader senza segreti, in cui parleremo di installazione e settaggio della piattaforma, utilizzo dei diversi strumenti di disegno e di analisi, modalità di esecuzione degli ordini, chart trading, indicatori ed expert, la prima sessione sarà gratuita. Quindi magari vi va di seguire questo webinar di 2 ore con noi, in maniera tale che possiate poi eventualmente valutare se è interessante seguire il percorso completo. Però ecco Marco vi sta facendo vedere la sezione del sito, se andate su Scopri di più noterete nel dettaglio che Marco e tutto il support insieme a me svilupperanno appunto questo corso specifico sulla MetaTrader, ci era stato richiesto da alcuni di voi, il corso complessivo sostanzialmente sono 20 webinar da 5. 2 ore cada uno. Sono 5 webinar da 2 ore cada uno e di €300, però come vedete la prima giornata è assolutamente gratuita per valutare un po' se può essere un format che vi può interessare. Il programma lo trovate sul sito, coloro che terranno i webinar saremo io, Marco e Anton Giulio, quindi tutti coinvolti, sia il support che la parte un po' tecnica, e cercheremo di guidarvi da 0 a 100 nella conoscenza di MetaTrader 4, perché a prescindere da tutto a volte si ha la sensazione che si passi direttamente chiaramente ad utilizzare gli expert advisor piuttosto che avere una conoscenza abbastanza approfondita della piattaforma. Quindi partiamo prima, ripeto, dall'utilizzo basico della MetaTrader, poi dall'utilizzo approfondito del Supertrend, del CCI e delle Kinashi, all'attività del backtesting con la MetaTrader, cosa che molti trascurano, quindi anche come leggere, ottimizzare e creare un backtesting. E il quinto appuntamento, probabilmente quello sottostimato, ci vedrà all'opera con i risultati ottenuti e con Excel. Quindi creazione di tabelle pivot, trasferimento delle operazioni su un foglio Excel e quant'altro. Che Abbiamo è il più cercato di bello, comprendere un po', sinceramente. prego Marco. Che è il più bello. Sì, probabilmente è un po' quello più innovativo, è giusto che venga alla fine in quanto oggettivamente appunto presuppone un profilo conoscitivo da parte dell'utente abbastanza adeguato. Abbiamo pensato di dare chiaramente questo tipo di ristrutturazione. Quindi se vi va iscrivetevi gratuitamente
alla prima sessione e poi valuterete con noi, con Marco e con gli altri, se è opportuno proseguire in questo cammino comune. Trovate tutto sul sito ed è necessario che ci facciate sapere quanto siamo in maniera tale che si organizzi la piattaforma di webinar appositamente. Arrivano altre domande da Flavio. Per avere gli ADA far girare sul conto demo non si potrebbe fare a tempo? Assolutamente no, Flavio, rientra nelle caratteristiche di concetto di licenza richiesto dal broker, che è il nostro sponsor. Antonio dice, AUVN ha bucato al rialzo su H4 la trend line discendente. A questo punto mi riprendo, Marco, se hai completato velocemente la piatta. Buonasera a tutti. Ringraziamo tutti, Marco. Finalmente ti abbiamo sentito forte e chiaro e speriamo che domani ci darai qualche altra pillola di saggezza relativa all'MT4. Come dicevo, vediamo velocemente un po' che cosa sta succedendo. AUDN, ci diceva Antonio, ha bucato al ribasso, andiamolo velocemente a vedere, vediamo un attimo a cosa si riferisce, eccolo qua, ha bucato al rialzo, quindi sta strappando decisamente al rialzo, su H4 la trend line discendente, quindi tutto bene sull'AUDN. Dal punto di vista delle piattaforme, della piattaforma operativa, un passaggio a volo radente, ancora vediamo velocemente un po' tutto, tutti i grafici che ho, veramente a stretto giro, dollaro yen in fase di decisa accelerazione, si nota ancora meglio in H4 e in H1, quindi abbiamo fatto bene a coprirci, il bund in arretramento, abbiamo fatto bene a mollare il raddoppio di posizione per il momento, il DAX rimane abbastanza tonico, l'euro dollaro in perfetto pullback, ancora non si decide, come vedete è riandato a fare i massimi di giornata, l'AUD USD abbastanza tonico, rialzista direi, la sterlina un po' incerta, il nostro ITA 40 in moderatissima flessione, l'euro GBP che inizia a premiare decisamente la dinamica rialzista potenziale che vorremmo intercettare, il petrolio che si è un po' allontanato dal potenziale stop, il gold che rimane in attesa di capire l'azionario che cosa vuole fare, il Dow Jones che va a fare il nuovo record storico, il Nikkei che rimane in fase decisamente positiva e rialzista, l'Eurocard che si è riportato ben al di sopra, un picco, del nostro prezzo d'ingresso in spread trading, l'Euro 3 che invece ha sentito sia la rottura, il breakout del primo supporto di lungo, che giustamente il supporto dinamico di breve, evidenziato, non ricordo da chi, ma con molta precisione da uno di voi, perfetto questo lavoro chiaramente di team oramai che si sta creando. Lo vediamo sia nel breve che nel lungo, l'AUD New Zealand che non ci dà soddisfazione per il momento, il silver che tenta il rimbalzo come l'oro e il dollaro franco svizzero che si avvicina pericolosamente allo stop. Per oggi è tutto, ci vediamo domani pomeriggio sempre alle 15.30, magari se avete bisogno di qualche domanda barra quesito specifico o se vi viene idea su un approfondimento light da parte del support relativo ad MT4 a questo mondo, scrivete a support@trend.it e organizzeremo una parte specifica della durata di qualche minuto. Grazie ancora, buona serata e vediamo se questo cumulo di operazioni domani si trasforma in qualcosa di decisamente più performante. Domanda finale di Luca, dollaro yen si è aperto? Sì, sì Luca, dollaro yen è long in H1 con appunto l'Ekinashi, se lo vedi eccolo qua, qui c'è il prezzo di acquisto, è andato in copertura. Bene, grazie ancora, buona serata, spero che siate soddisfatti di questa trasmissione e vi do appuntamento a domani pomeriggio.